ciò che dobbiamo andare a scavare è sempre l'umanità, la capacità di guardare, di relazionarsi. E poi la cosa che mi piace di più raccontare sono le persone, per questo mi piace anche fare questi stage, questi incontri, non solo per dare, ma devo dire egoisticamente soprattutto per prendere dall'umanità, per prendere dalle persone che arrivano senza un progetto, che hanno bisogno di aiuto, che hanno bisogno di essere confortate, che hanno bisogno di essere guidate. Insomma, penso che tutto il lavoro che noi facciamo abbia a che fare tutto con l'umanità. E nella tua invece personale formazione come professionista e come artista c'è stata una persona che è Federico Fellini. Cosa ti è rimasto nel cuore? Cos'è che porti dentro e trasmetti anche ai ragazzi? L'umanità, la capacità di accogliere e poi anche un'altra cosa, la capacità di insegnare senza però per questo occupare un ruolo, diciamo, cattedratico, cioè Fellini aveva la capacità di essere un maestro pur avendo le sembianze del compagno di banco. Penso che se si ha la fortuna di avere per maestro un compagno di banco, improvvisamente studiare diventa un gioco e diventa quindi più semplice studiare. Invece studiare quando c'è un altro che ti deve indottrinare stando seduto dietro una cattedra, il rischio è che poi l'insegnamento sia stucchevole, noioso e anche l'apprendimento diventa più faticoso. E la carriera però di attore è una carriera sicuramente difficile, una carriera a cui difficilmente si ha immediatamente un grande successo e diventa forse un po' un'ossessione. Quanto per te è stato un'ossessione il cinema, il teatro? Hai fatto tantissime cose. Quanto vuol dire e cosa vuol dire per te essere un professionista, un regista, uno sceneggiatore? È stata per te un'ossessione questa carriera? Sì, penso che la vera differenza, diciamo, dai professionisti per quanto riguarda gli artisti sia proprio quella che l'applicazione di un artista sia un'applicazione ossessiva. C'era Truffaut che diceva che un film è pronto per essere girato quando il regista è arrivato al punto di dirsi o faccio questo film o mi ammazzo. Io, diciamo, mi sembra una bellissima frase, una bellissima guida. È una roba che ti aiuta anche nei momenti in cui tutte le porte sono chiuse, quando non trovi canali di sbocco. Allora pensi a Truffaut, al grande Truffaut che pensava o faccio questo film o mi ammazzo. E allora improvvisamente non ti senti solo, ti senti in compagnia anche dei grandi, in fondo anche quella di Van Gogh era l'ossessione del giallo. E allora, diciamo, è un mestiere che si ciba di un po' di... Sì, qualcuno può chiamarla follia, ma comunque di un pensiero ossessivo che però diventa la tua energia.